Ben ritrovati, ospite di Spazio Città, il dottor Michele Lamacchia, che è sindaco di San Ferdinando ed è candidato sindaco in questa competizione elettorale alla guida della lista San Ferdinando di Puglia, democratica e popolare. Insieme a lui Daniela Rondinone, che è invece candidata al Consiglio Comunale per questa lista. Bentornato Lamacchia, siamo all'ultima trasmissione di questa competizione elettorale. Domenica sera si conoscerà il sindaco di San Ferdinando, perché San Ferdinando, come comune inferiore a 15.000 abitanti, vota a turno unico, quindi chi prende un voto più degli altri viene eletto sindaco, non è previsto il turno di ballottaggio. Ma quanti abitanti c'ha San Ferdinando? Attualmente 14.300. Quindi state proprio... Sì, ma da sempre, da un po' di tempo siamo arrivati fino anche a 14.850 abitanti. E perché non cresce San Ferdinando come popolazione? Se ne vanno? Diciamo che abbiamo un saldo migratorio paritario. Il problema è che non si fanno più figli, nel senso che la curva demografica si sposta sempre più verso l'età più avanzata, nel senso che c'è una decrescita per una decrescita di natalità. Come flussi, diciamo, migratori siamo pari allo zero, nel senso che il saldo, diciamo, per alcuni anni è negativo di 1 o 2 unità, qualche altro è positivo di qualche unità. Il problema principale è proprio la decrescita dal punto di vista della natalità. Le faccio un piccolo esempio. Noi abbiamo adesso diversi istituti scolastici, presidi scolastici vuoti. Abbiamo un'ala del Pasculli ormai vuota, e un'altra scuola dell'infanzia vuota, che abbiamo trasformato in un centro anziani. Prima avevamo 24 sezioni di scuola materna, adesso ne sono 16 sezioni di scuola materna, per dire che c'è un calo. Un'amministrazione comunale che cosa può fare per dare sostegno alle famiglie e, diciamo, invitare, rendere più facile la crescita democratica, invogliare, insomma, ad assumersi l'enorme responsabilità che è quella di avere un figlio, che in una situazione generale di precarietà diventa veramente un'azione a rischio. Lei, leggo tra le sue, la realizzazione delle sue amministrazioni, c'è quella dell'asilo nido pubblico, del micronido, della ludoteca. Basta? Io le ringrazio per questa domanda, caro direttore. Le cose che un'amministrazione comunale fa è quello di creare i servizi per l'infanzia utili ad alleggerire il carico familiare delle donne, specie quelle donne che lavorano. E noi siamo uno dei pochissimi comuni nel territorio che ha i servizi per l'infanzia, che copre tutta la domanda, nel senso che abbiamo un asilo nido dove vanno da 0 a 3 anni e non abbiamo liste di attese, e con una retta, veramente, lei pensa che la retta regionale si basa attorno a 570-670 euro al mese, la nostra retta è 100 euro in base al reddito, perché copriamo la differenza con i fondi PAC che siamo riusciti ad intercettare dal Ministero dell'Interno. Poi abbiamo anche un micronido che ha un'attività più flessibile, e anche lì riusciamo a coprire l'intera domanda, e abbiamo finanche una ludoteca, sempre comunale, con risorse comunali, con cui assicuriamo anche nel pomeriggio l'attività ludica per i minori, ed un primo aspetto. L'altro è che noi non abbiamo code, tra virgolette, nella scuola dell'infanzia, nel senso che tutti i bambini da 3 a 6 anni trovano spazio, diciamo, nelle scuole pubbliche, compreso anche i neo o gli extracomunitari, perché noi non facciamo distinzioni, i bambini sono uguali di qualsiasi razza, religione, comportamento hanno, noi li accogliamo nelle nostre scuole, e ai quali assicuriamo
per tutti la mensa e quindi il servizio della scuola a tempo pieno. Non c'è un solo plesso che non è a tempo pieno, quindi il Comune si fa carico anche qui della mensa che abbiamo esteso anche ad oltre la metà delle classi anche delle scuole elementari, che è la scuola diciamo primaria, in modo tale che tutto ciò che il Comune può fare da questo punto di vista per alleggerire il carico familiare, ma per consentire anche alla famiglia di che la nascita di un figlio non è un problema, ma come dire, la società se ne fa carico. Noi queste cose le abbiamo già realizzate e ci sono, come per esempio anche nell'eventualità ci sono nella famiglia un problema di fragilità perché il minore è un minore con problemi di disabilità o meno, anche là abbiamo un robusto sistema di accoglienza e di tutela da pubblica dell'ente locale. Quindi noi tutto ciò che è nei nostri compiti e funzioni l'abbiamo messo in campo proprio per consentire di avere il dono della natalità come un fatto, vuol dire, valido per la società. Pensiamo anche di fare in modo tale da consentire, ed è l'altro aspetto, il problema del lavoro delle donne, è l'altro elemento caratteristico. Noi pensiamo che uno degli sbocchi reali di un lavoro è quello dell'assistenza alla persona. Ci sono la società si diventa, come dicevo prima, sempre verso più in alto come livello di età e ci sarà sempre più bisogno di avere dei caregiver per gli anziani. E invece di avere badanti di qualifiche incerta, senza professionalizzazione, senza un profilo professionale idoneo, noi pensiamo che un buon lavoro può essere quello di incentivare l'attività di assistenza alla persona, che non è soltanto la badante in quanto tale, ma anche un supporto psicologico, un supporto culturale, perché l'anziano non va soltanto pulito e lavato, ma va anche fatto in modo tale che non perda i contatti con il contesto sociale, con il contesto affettivo, con il contesto vero, reale della società. Qui ci sono anche là robusti i interventi per consentire questo. Noi pensiamo, una delle proposte che abbiamo fatto è proprio per regolarizzare il lavoro che il Comune può farsi carico, solo a falsa specie come ha fatto la Regione con il progetto Rosa, di farci carico dei contributi per l'assistenza diciamo che l'anziano prende da queste cooperative di badante o di assistente alla persona. Senta, Sindaco, a proposito di anziani, perché leggo sempre diciamo sul suo programma elettorale di ciò che è stato fatto, di ciò che bisognerà fare, che per gli anziani è stata, c'è l'assistenza domiciliare, l'assistenza sanitaria domiciliare, c'è il centro sociale per anziani. Ora, benché le venga riconosciuto il fatto che il centro sociale per anziani è comunque una nobile destinazione, viene sollevato il problema che quell'immobile, diciamo, doveva essere destinato all'altro e che quindi comunque c'è una destinazione diversa. Dove abbiamo allocato, guardi, diretto, chi non ha una concezione flessibile delle risorse pubbliche o dei beni pubblici, cioè i beni pubblici devono essere valorizzati anche con un uso flessibile della struttura. Le dico, noi abbiamo, come dicevo prima, abbiamo come realizzato il centro Generazione Insieme, dove c'è il centro sociale per gli anziani più la ludoteca. Quello era un plesso di scuola materna che doveva rimanere sia l'anno scorso che quest'anno non ci sono utenti perché il numero dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia si è ridotto. Quindi o lo tenevo chiuso oppure veniva utilizzato. Dato che l'esigenza oggi è quella di avere anche strutture dove l'anziano possa ritrovare, non venga lasciato solo, e là è
è tutti i giorni pieno. Cioè, andate a dire agli anziani se abbiamo fatto bene o male ad aprire il centro, ed è un primo elemento. Se qualcuno invece riferisce anche all'utilizzo del centro servizi nella zona PIP, anche lì qualcuno incappa male per una ragione molto semplice. Quel centro è stato ideato, progettato nel 96, quando il primo POP, dove all'interno delle zone PIP, delle zone artigianali, si pensava anche di fare dei servizi alle imprese. La realizzazione è stata fatta a me per metà in tempi molto veloci, solo che dal 2003-2004 quella struttura è rimasta vuota per la semplice ragione che il sistema imprenditoriale non ha voluto ancora oggi creare dei servizi insieme, cioè dai servizi finanziari, servizi formativi, servizi di catering, servizi quelli che servono per fare in modo tale che la zona industriale, una serie di servizi vengono ammortizzati perché vengono, diciamo, centralizzati. Ed è rimasta per un lungo periodo abbandonata, proprio abbandonata e vandalizzata, perché quando una struttura pubblica viene lasciata viene vandalizzata. Noi abbiamo fatto più volte i bandi per dire alle imprese se volevano quella struttura per farne l'utilizzo che era, a cui era destinate, bandi andati deserti, ci siamo mossi in questo. Altre amministrazioni non hanno fatto nulla, l'hanno lasciato, anzi ipotizzavano là che ci fosse allocato la caserma dei carabinieri, poi alla fine i carabinieri hanno detto che non è possibile allocarla là. Noi poi abbiamo creato là, insieme con la prefettura, un centro di accoglienza per migranti con uno SPRAR, con l'obiettivo del reinserimento lavorativo di quelle persone. Quindi la funzionalità di quel centro anche in questo senso, nel senso che è un centro di accoglienza per immigrati, ma che provvede anche a fare attività utile per l'inserimento del lavoro di queste persone, quindi connesso con l'attività. Adesso è stato completato la seconda ala e anche lì ci stiamo attivando e muovendo affinché diventi un centro di formazione professionale per i giovani, per i ragazzi, proprio per dare opportunità migliori dal punto di vista occupazionale. Quindi noi usiamo le strutture pubbliche nel modo migliore possibile, senza che siano abbandonate e vandalizzate. Allora, Daniele Rondinone, consulente commerciale e tributario, esponente del Partito Democratico, cioè, ricordo, nei comuni con meno di 15.000 abitanti la lista è soltanto una, quindi all'interno di questa lista, in questo caso la lista a sostegno del dottor Lamacchia è una lista di centrosinistra, mette assieme tutte le forze e tutte le sensibilità del centrosinistra, a cominciare dal Partito Democratico, che è diciamo il principale partito della coalizione che va a concentrarsi nella lista San Ferdinando di Puglia Democratica e Popolare. Lei ha anche degli incarichi all'interno del partito, dei Giovani Democratici, componente della direzione nazionale. Che idea si sta facendo di questo PD di San Ferdinando che in alcuni settori vedo sbandare? Ma guardi, sinceramente noi seguiamo una linea dritta. Alla fine all'interno della lista ci sono anche altri componenti del Partito Democratico. Sì, sono stati i nostri ospiti. Non sono assolutamente l'unica. Quindi l'idea, noi siamo abbastanza compatti. Ognuno ha fatto le proprie scelte e è stato libero di seguire un'altra strada. Noi abbiamo preferito continuare e stare all'interno del partito perché comunque abbiamo un'idea di partito che si è unita. Senta, una lista di 16 persone composta da 8 uomini e 8 donne. Questa è la prima volta a San Ferdinando che si vota con la doppia preferenza. Questa novità come viene recepita dall'elettorato?
Ma è un elettorato che risponde in maniera positiva sicuramente. Alla fine l'obiettivo che le donne e gli uomini di questa lista si sono preposti è quello innanzitutto di creare una città amica, vicino ai deboli, vicino ai bisognosi, alla famiglia, ai giovani, all'ambiente, all'agricoltura. Quindi al di là del discorso preferenza maschile e femminile, l'obiettivo è la città, il bene del paese. Lei su che cosa pensa di impegnarsi qualora dovesse essere eletta consigliere comunale? Io sarò a disposizione dell'amministrazione comunale, principalmente ovviamente apporterò quelle che sono le mie idee riguardanti i giovani. C'è da dire che comunque il Comune attualmente ha già dato spazio e valorizzazione a quelle che sono le politiche dello sviluppo del lavoro per quanto riguarda i giovani. Se pensa che all'interno dell'amministrazione comunale, del Comune di San Ferdinando di Puglia, ci sono circa 30 unità che hanno si sono inserite grazie al cantieri di cittadinanza, al bando di garanzia giovani, il servizio civile, quindi è stato dato già spazio ai giovani. L'obiettivo è quello di dare ancora possibilità ai giovani di esprimere le proprie idee. Ecco. Sindaco Lamacchia, prima, quando parlavo di crescita demografica, lo facevo anche per agganciarmi alla questione PUG, perché un po' tutti i comuni si sono ritrovati, quando hanno fatto il PUG, con il precedente piano regolatore che era sovradimensionato, perché si erano tutti fatti dei conti di crescita esponenziale della popolazione che non c'è stata. Quindi si sono trovati con la difficoltà di fare un nuovo PUG più adeguato alla realtà, ma che rischiava di andare a toccare dei diritti acquisiti, perché se sul vecchio PUG un terreno molto lontano dal centro, da agricolo, lo avevo considerato edificabile, poi col nuovo PUG mi rendo conto che i fabbricati a quel terreno non arriveranno mai, ma non è che glielo posso riportare agricolo. Sì. Ah, sì? Sì. Ah. Sì, allora no, perché molti sindaci sono trovati in difficoltà. Sì, io non so se voi avete avuto questo tipo di difficoltà, no. Perché il percorso del vostro PUG mi sembra sia cominciato 10 anni fa. No. No, è no, più no. Recente. No, no. Allora, ci dica tutto sul PUG, ci dica anche diciamo, i problemi che ha sollevato la Regione, perché qualcuno ha parlato addirittura di fuoco amico nei suoi confronti. Perché dice quelle osservazioni potevano farle dopo le elezioni, le hanno fatte in campagna elettorale per mettere la macchia in difficoltà. Allora, se hanno bisogno del fuoco amico per vincere, io riporto. Cioè, se hanno bisogno del fuoco amico nei miei confronti per vincere, significa che io sono tranquillo. Per sempre c'è ragione che il presidente della regione, non soltanto non ha fatto fuoco amico, ma è attento alle esigenze della città di San Ferdinando e del territorio. Noi siamo al secondo PUG, direttore. Noi abbiamo già un PUG approvato, che è già dal 2002. Quindi, quello che lei ha detto di una decrescita, è già stata tenuta conto nel 2002. Di una riduzione degli spazi è stata già fatta nel 2012, nel 2002 con il PUG del 2002, dove una serie di aree sono state declassificate, nel senso da... Che si poteva fare? Sì, l'abbiamo fatto. Noi avevamo un'intera zona industriale molto estesa, che diciamo che veniva dal vecchio PDF, il piano di fabbricazione, che non è stato più, tra virgolette, tenuto conto ed è stato ripristinata al terreno agricolo. Le faccio una piccola, diciamo, notazione. I proprietari di quelle aree hanno fottuto due volte, perché era previsto come area industriale, quindi pagavano l'IMU o l'acepolice come attività industriale. Anche se questo problema c'è a Canosa, anche se li coltivavano a terreno agricolo,
E l'altro danno è che nel momento in cui hanno fatto la posa dei tubi per l'irrigazione, essendo un'area industriale, il consorzio di bonifica li ha stracciati, non li ha dati neanche l'acqua per irrigare. Quindi sono stati ben contenti della ben contenti nel momento in cui c'è stata il ripristino delle funzioni agricole e quindi anche che il consorzio di bonifica ha esteso anche dal punto di vista delle condutture per l'irrigazione. Oppure altre aree che erano previste per attività di trasformazione urbanistica e di attività edilizia sono state, vuol dire, sono ritornate alla loro origine agricola. Oppure in molte zone si è ridotto l'indice di fabbricabilità proprio per ridurre il carico urbanistico. Con questo, secondo Pug, non c'è un'espansione, non c'è un centimetro di area in più che venga, che viene fatta. È tutto un Pug incentrato su tre concetti. Vi dico soltanto in due minuti. Primo, quello della perequazione urbanistica, un concetto che significa che indipendentemente dalla titolarità e dalla locazione dell'area c'è un unico elemento valido dal punto di vista della suscettibilità di trasformazione urbanistica, cioè tutti i proprietari sono uguali di fronte al Pug, non c'è chi ha la fortuna di trovare l'area ed edificare perché c'è la sfortuna di trovarsi la strada, questo non c'è più ed è il concetto innovativo della normativa nazionale e regionale e noi in questo Pug c'è. Due, quello di potenziare la capacità di ristrutturazione del tessuto già edificato, nel senso che noi abbiamo consentito con questa proposta che è stata approvata la possibilità che in tutta la zona già edificata interventi di ristrutturazione, demolizione e ristrutturazione anche con incrementi volumetrici, proprio per dare la possibilità che se ora bisogno di qualche 20-30 metri cubi in più è possibile farlo, cioè in tutta la zona costruita. E questo era possibile fare sia con la vecchia normativa del piano casa che sia adesso con l'efficientamento energetico e noi questa cosa l'abbiamo previsto in via ordinaria nel nostro PUC. Terzo aspetto, quello di rafforzare la città pubblica, cioè quali che sono i servizi e le infrastrutture. Noi abbiamo fatto all'interno del PUC un piano dei servizi e del quel che viene cosiddetto la città pubblica, cioè non bisogna costruire solo case, bisogna anche dare dei servizi adeguati alla cosa, in termini di infrastrutture sportive, in termini di verdi, in termini di spazi a parcheggio, in termini di altri servizi che servono per la città. E noi abbiamo fatto questo piano. Il fuoco amico. La legge regionale, vorrei dire a qualche persona distratta, prevede che la regione si pronunci entro 150 giorni dal momento in cui il Pug viene depositato. Il Pug viene portato. I 150 giorni scadevano il 15 maggio. Quindi la regione era obbligata entro il 15 maggio. Il 15 maggio doveva rispondere. La deriva l'ha fatta il 9 maggio. Quali sono le osservazioni? Perché ha fatto queste osservazioni la regione? Allora, premesso che la regione se no ci cambiano canale. No, brevemente, 20 secondi anche qui. La legge, in Puglia abbiamo una legge innovativa dal punto di vista del controllo dei piani. La regione non è che approva oppure boccia i piani. La regione è un pezzo della batteria istituzionale insieme alla provincia e ai comuni che fa la pianificazione territoriale, quindi si parla di co-pianificazione. C'è un piano regionale approvato, diventato esecutivo nel 2015 e ci sono alcuni aspetti molto marginali della Puglia di San Fernando di Puglia che devono essere adeguati al piano regionale, che si chiama il piano paesaggistico territoriale regionale, come acronimo PPTR. E ci sono alcuni che vanno adeguati. La legge regionale prevede. Diciamo, vi siete adeguati un anno fa, credo. La legge regionale prevede che ove non è la regione, rivela che ci sono pezzi o aspetti di non compatibilità, il comune indice una conferenza di servizio e in quella conferenza di servizio si risolvono di comune accordo le parti dove non c'è la compatibilità. Noi abbiamo già fatto questo, nel senso che
C'è stata una prima conferenza con la Regione il 31 maggio, in cui sono stati acquisiti tutta una serie di pareri che noi avevamo, però che a livello regionale non avevano, e che abbiamo depositato, da quello sanitario a quello delle foreste, a quello sismico, che sono stati acquisiti. E di come un accordo con la Regione, glielo consegno, abbiamo ho indetto per il 25 settembre la conferenza di servizi con la Regione e la Provincia per definire il piano e renderlo approvato. Quindi, ed è stata fatta, e l'ho fatto in questo periodo, diretto, non abusando dei poteri come qualcuno pensa, ma perché la legge prevede che entro 30 giorni bisogna indire la conferenza di servizio oppure tutto finisce. E io, dato che il 30° giorno scadeva il 12-13 giugno, l'ho fatto l'altro giorno. Allora, io ho la pubblicità che incombe, però con un intramuscolare dovremmo soffermarci ancora su un'ultima osservazione riguardo al PUG, che rivengono sempre da ciò che dicono i suoi competitori in questa campagna elettorale, e degli allagamenti nella zona industriale, nella zona artigianale, e che i fondi per gli interventi sulla Fogna Bianca sono stati utilizzati diversamente. Dicono delle scemenze, perché ho detto, come diciamo, gli allagamenti ci sono. Sì, no, gli allagamenti ci sono. In un unico punto cruciale che adesso dirò. Per fare la Fogna, stiamo andando in Puglia, è uno dei comuni che non ha la Fogna Bianca, perché qualcuno nel 2005-2006 dimenticò di presentare la domanda, e la presentò con ritardo, e quindi non fu ammessa al finanziamento per la Fogna Bianca. E per fare adesso un sistema di Fogna Bianca ci vogliono 7-8 milioni di euro, perché è un'attività complessa che voi non avete, e che è difficile fare, avere a disposizione tutti insieme 7-8 milioni di euro per fare la Fogna Bianca. E dice la macchia ha rifatto tutti i marciapiedi della città, sì. Poteva fare quell'intervento? No, perché con tutti i marciapiedi della città l'abbiamo fatto, che servono anche per fare, perché sono attività a valle della Fogna Bianca, ci servono anche quelli, ma non ci abbiamo per il procedimento per fare la Fogna Bianca è complesso, perché ci vuole. Ma quel problema come lo risolviamo? Lo risolviamo, e noi ci stiamo battendo per questo, come stanno in tante parti della Puglia, facendo un ulteriore elemento di integrazione al servizio idrico integrato. La Puglia è una delle poche regioni che ha un servizio idrico integrato come previsto dal 152 per l'acqua, però si ha dimenticato di inserire nel servizio idrico integrato anche il collettamento delle acque bianche, cioè le acque di piovane. Noi pensiamo che questo problema, proprio per avere un quadro unitario, come hanno fatto in Veneto, in Emilia Romagna, in Toscana, anche le acque bianche devono entrare nel sistema delle. Che tempistica? Tempi rapidi, nel senso che in molte parti, invece di avere un doppio sistema, quello delle Fogna Bianca e della Fogna Nera, non so se posso spiegare, se il sistema idrico è unico, è possibile o in collaterale o un unico impianto di depurazione, cioè, potenziale, fare anche quello, perché in molte parti questa cosa c'ha un'economia di scala, perché adesso anche le acque bianche vanno depurate, perché sono cosiddette le acque di prima pioggia, e quindi anche quello fa parte. Noi abbiamo già come comuni abbiamo già fatto istanza alla regione da tempo per inserire il problema delle acque reflue anche all'interno del servizio idrico integrato, in modo tale da affrontare e risolvere il problema della Fogna Bianca. Cosa risponde a chi dice che il PUG cura poco il recupero
dei vecchi fabbricati e invece punta ancora all'espansione e al consumo di territorio? Guarda, sono cose... resto basito, perché chi dice questo non ha letto il PUC. Non lo ha letto, per la semplice ragione, guardate, che uno degli elementi cruciali, quella cosiddetta zona B, viene, come dire, potenziata e rivalutata, perché tutto l'intervento è concentrato sulla zona B, cioè non l'hanno proprio letto. Tant'è vero che i principali miei competitor o avversari, che dir si vogliono, vanno affermando e dicendo che loro, se vincono loro, approveranno immediatamente il PUG. Significa che anche i principali esponenti delle liste avversarie ritengono che il PUG è valido. Per poterlo approvare, ritengo che è valido. Allora, ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità, poi ripartiremo dai debiti, veri o presunti, e coinvolgeremo naturalmente ancora anche la candidata al Comune Daniela Rondinone. Lo faremo tra un minuto di pubblicità. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista al dottor Michele Lamacchia, candidato sindaco di San Ferdinando e sindaco uscente alla guida della lista San Ferdinando di Puglia Democratica e Popolare, e Daniela Rondinone, che è candidata al Consiglio Comunale per la stessa lista. Allora, sindaco, quando cominciamo a parlare di bilancio, di numeri, di idee, cioè la politica è riuscita a far diventare, si dice che la matematica non è un'opinione, la politica è riuscita a far diventare la matematica un'opinione. I suoi competitori sostengono che la situazione economica in generale del Comune di San Ferdinando è peggiorata. Lei dice assolutamente il contrario. Io dico una cosa, domanda, cioè, mi chiedo, se si preoccupano per la situazione economica di San Ferdinando, no? Perché si sono candidati? Beh, forse perché loro pensano di risolverla. Quindi cioè, uno che si sacrifica per andare a ripianare i debiti degli altri, insomma, mi sembra un poco strano, sono dei masochisti, insomma. Invece si cade perché sanno che il Comune di San Ferdinando di Puglia è uno dei pochi comuni in giro che ha un bilancio solido ed è un comune virtuoso. Le faccio due esempi, detto molto velocemente. Finalmente il legislatore ha previsto anche per i comuni una rispondenza fra ipotesi di entrata, previsione di entrata e spesa. Prima i comuni potevano dire che dovevano incassare 100.000 euro, bastava questa previsione di entrata per poter spendere le 100.000 euro. Poi se da 100.000 se ne incassavano 30, 40, 20, poi si dovevano ripianare i debiti, non so se ho letto lì. Io metto l'IMU, metto una tassa, metto un'entrata, prevedo 100.000 e già in passato, già questa previsione era, come dire, valida per poter spendere 100.000. Poi ne incassavo 50.000 e mi trovavo in debito. E questa era la situazione generale. Adesso invece con il nuovo sistema, cosiddetta la contabilità armonizzata, non è più così. Nel senso che la previsione di entrata tu la puoi spendere in base all'andamento delle entrate degli anni precedenti, dei 5 anni precedenti. Cioè se per l'IMU hai preso 50.000 euro l'anno, tu puoi spendere 50.000 euro, perché le altre 50.000 di previsione le devi accantonare in attesa che poi effettivamente si manifesti quella somma. Quindi diciamo, i bilanci dei comuni sono stati resi più veritieri. Per fare questa operazione il legislatore ha consentito ai comuni di fare il cosiddetto riaccertamento straordinario dei residui, cioè tutte le entrate che erano portate dai residui, cioè che le ha detto riaccertatele col nuovo sistema.
Da questo riaccertamento la stragrande maggioranza dei comuni si è ritrovata con un deficit notevole, diciamo deficit tecnico, detto, un extra deficit, che il legislatore ha consentito di spalmare in 30 anni. Comune di Andria, Comune di Trinitapoli, Comune di Margherita, la generalità dei comuni si è ritrovata all'esito di questo riaccertamento straordinario con diversi, ma molti milioni di extra deficit che hanno spalmato in 30 anni, cioè pagano una quota ogni anno di questo deficit. Quando il Comune di Savonarola Puglia ha fatto questa operazione di riaccertamento straordinario delle entrate, ci siamo trovati che avevamo ancora un avanzo di 500.000 euro. È un primo elemento. A fine dei 5 anni, il Comune di Savonarola di Puglia è un comune che chiude il bilancio consuntivo del 2016 con un avanzo di 2.800.000, un saldo di cassa di 3.500.000, ma la cosa più importante, detto, che è l'indice di celerità dei pagamenti. Lei, per vedere se un'azienda è solida o meno, vede in quanto tempo le paga. Il Comune di Savonarola Puglia paga i fornitori entro 28 giorni. Cioè, l'Europa è a San Ferdinando dal punto di vista finanziario, nel senso che l'obbligo europeo è di pagare in 30 giorni, noi paghiamo in media in 28 giorni. Questo è il dato effettivo. L'altro dato effettivo è che in questi ultimi 5 anni noi non siamo mai andati in anticipazione di cassa, cioè nel senso che avevamo sempre i soldi, non siamo ricorsi all'aiuto delle banche per pagare i nostri fornitori, abbiamo sempre pagato. Fatto con soldi. E l'altro elemento, un altro elemento, è che se lei va a chiedere un mutuo in banca, per darcelo che fa la banca? Chiede delle garanzie. Benissimo. Se le garanzie, la banca, che sono persone che capiscono il loro mestiere, sì. Se le sue garanzie sono valide, le danno i mutui. Se non sono valide, non gliele danno. E come diceva Maria Puglia, ha fatto mutui. Significa che la Cassa Depositi e Prestiti ha verificato la solidità del bilancio e che ci ha fatto i mutui. Sì, ci sono questi elementi oggettivi. Perché chi viene a dire che abbiamo debiti o è una analfabeta dal punto di vista contabile o dice falso. Malattia, dice lei. Allora, Daniela Rondinone. Uno dei problemi, anche in vista di queste elezioni amministrative e soprattutto in vista delle elezioni politiche, viene prevista ancora una volta un'alta percentuale di astensione. E a essersi allontanati dalla politica sono soprattutto i giovani. C'è una situazione di forte indifferenza. Le vostre candidature... E diciamo, nella vostra lista ci sono diversi candidati giovani, e tra le altre cose quello di cercare di riavvicinare i giovani alla politica, di coinvolgerli nell'interesse per la cosa cittadina. Come vi state muovendo in tal senso e che clima state trovando? Quali difficoltà? Allora, sostanzialmente effettivamente i giovani vivono, chiamiamolo così, questo disagio nei confronti della politica. Noi come Giovani Democratici ci siamo mossi non oggi, ma siamo presenti, esatto, siamo presenti 365 giorni all'anno sul territorio, quindi effettivamente noi facciamo politica e cerchiamo di avvicinare i giovani nei confronti della politica, facendo comunque delle iniziative che siano a livello locale, che siano a livello regionale, nazionale e provinciale. Attualmente noi ci avviciniamo ai giovani in maniera diretta, ecco, perché alla fine si dice tanto il distacco dei giovani nei confronti della politica, però quello che manca è proprio il dialogo, perché nel momento in cui tu avvicini il giovane e gli spieghi che cos'è la politica, le istituzioni, come funziona anche il fatto stesso di partecipare a quello che è stato il programma, i Giovani Democratici di San Ferdinando hanno contribuito a quello che è il programma della lista di San Ferdinando di Puglia Democratica e Popolare. Quindi questa è la dimostrazione che comunque alcuni non sono tesserati all'interno della giovanile. Quindi questa è la dimostrazione che effettivamente
se al giovane ci parli e c'è il dialogo... Ecco, ma che cosa chiedono quando ci parlate? Sostanzialmente chiedono di fare un qualcosa, dei punti di aggregazione per San Ferdinando, pur non sapendo, vedi, a San Ferdinando c'è già... Ci sono già dei punti di aggregazione, ad esempio il laboratorio urbano all'interno del centro polivalente. Adesso l'obiettivo è quello di portarlo come un laboratorio urbano che sia pubblico e quindi darlo a disposizione dei giovani. C'è anche incrementare quella che è la biblioteca comunale, creare un'aula studio. Io personalmente con altri ragazzi frequento la biblioteca comunale e le posso assicurare che ha un patrimonio librario assolutamente, assolutamente vasto. Ecco, pian piano dare la possibilità quindi di avere i propri spazi, questo sostanzialmente chiedono i giovani. Alcuni chiedono delle cose extraterrestri, però alla fine è proprio il problema che loro non, molte volte alcuni miei coetanei non hanno la concezione di quello che è molte volte è fattibile come amministrazione, ecco, quello è che... Però alla fine dialogando e spiegando loro come avviene alla fine quello che l'amministrazione, l'amministrare una città, crei consenso. La macchia. C'è stato un periodo, diciamo una ventina d'anni fa, in cui ho visto molti miei concittadini, io sono di Barletta, trasferirsi a San Ferdinando. Trasferirsi a San Ferdinando sia perché i costi delle case erano più accessibili, diciamo, rispetto a Barletta, sia perché la trovavano un centro più piccolo, quindi più tranquillo, con una maggiore visibilità. Allora, qual è la differenza tra un centro a misura d'uomo, no? Io al nord vedo molte frazioni di comuni importanti che sono delle vere e proprie oasi. Non lo so, vai a Treviso e c'è paese dove sono tutte villette costruite in economia, dice, dai cittadini, se le sono costruite per conto loro. E ci sono molti di quei che non sono centri dormitori. Sono proprio dei satelliti. Qual è la differenza tra una cittadina a misura d'uomo e una cittadina depressa? Allora, innanzitutto è la qualità dei servizi che si riescono a creare nella città. In una città un po' più grande, molte volte le dinamiche sociali sono tali che l'attenzione alla qualità della vita è un po' meno rispetto ad una media, perché noi non siamo un piccolo comune, cioè noi apparteniamo alla fascia piccolo, sì, io dico apparteniamo alla, allora, una realtà unica in Italia, abbiamo una fianco all'altro comuni di 150.000. Ma solo da noi, solo in Puglia. Le dico questo, allora, sulla stratificazione dei comuni in Italia sono 8.088, diciamo. Di questi, oltre 6.003-6.004 sono sotto i 5.000 abitanti. Poi c'è la fascia fra i 5.000 e i 15.000, che sono 1.100-1.200, e i comuni sopra dai 30 ai 100.000 saranno nati 450-500, e poi invece i comuni sopra i 100.000 abitanti sono proprio poche centinaia. In un'altra zona sarebbe, quindi, un comune di media grandezza. Siamo in Puglia invece, perché quando lei pensa che in Puglia su 4 milioni e 3 di abitanti abbiamo 258 comuni, in Piemonte con 7 milioni e mezzo sono 1.500 comuni, per dire, sì, che... Sì. Com'è la differenza? Dicevo, da noi, prima faceva riferimento alla 167, questi casermoni, grossi, eccetera. Chi vi parla? In anni remoti, in anni passati, in 167 abbiamo scommesso sui lotti unifamiliari. Molti hanno comprato villette, però. Sì, ma arrivo qua, i lotti unifamiliari.
Nel senso che invece di fare i condomini nella 167, li abbiamo frazionati in lotti di 150 metri, di cui 70 edificabili, 70 con giardini, in cui si può fare una villetta su due livelli, quindi sempre nei limiti dell'edilizia economica e popolare, però con una metodologia diversa, perché noi abbiamo una popolazione essenzialmente dedicata all'agricoltura, dove c'è bisogno del garage, dell'attività per mettere attrezzi agricoli e così via. E abbiamo oltre 200 villette fatte a questa maniera, con grande, e quelle non sono aree abbandonate, ma è il cuore pulsante della città, quindi dove abbiamo da una parte fatto lavorare gli artigiani, i piccoli artigiani edili, dall'altra abbiamo dato una abitazione più a misura d'uomo alle persone. I ballet tank sono venuti da noi perché, diciamo, il costo di realizzazione era molto più basso, nel senso che da noi l'attività edilizia aveva dei costi molto più contenuti rispetto a Badletta, e questa è un'attrattiva molto valida. Poi noi abbiamo una viabilità di collegamenti molto, molto valida, siamo proprio sulla 16 bis, quindi diciamo non ci sono neanche problemi di interconnessione sia con Foggia che con Bari. Ma mi lasci dire una questione, perché un'altra delle polemiche sulla situazione urbanistica della città e chi può votare o meno il PUG. Innanzitutto, premesso che finora la stragrande maggioranza delle forze politiche di che il PUG è ben fatto e quindi che tutti lo vogliono approvare, le dico e le assicuro che la lista di cui sono candidato sindaco è in grado di approvare il PUG definitivamente il primo giorno utile che è necessario, quindi non ci sono sotto questo aspetto, anche perché qualcuno che insinua cose fasulle sono soltanto delle dicerie. Che campagna, siamo in conclusione anche di questa trasmissione, che campagna elettorale è stata? Si è sentito un po' uno contro tutti? Una brutta campagna elettorale, perché nel senso che innanzitutto per una, mi lasci un minuto, direttore, perché la prima tristezza, proprio una tristezza, è quando vedi che una storia quarantennale viene brutalmente interrotta, non per motivazioni politiche, ma per motivazioni di angoscia nei confronti di altre persone, e questa è una cosa che in politica insomma, né paga e né è valida, e lei sa, i cittadini, gli elettori sa a chi mi riferisco, ma io non, nei loro confronti non porto a credine, anche se stanno facendo una campagna elettorale veramente molta. Uno è libero di cambiare pensiero, di non trovarsi più bene al Partito Democratico, in tutte le evoluzioni che sta facendo, tranquillo, se non sono andati in tanti, ma sputare veleno dicendo che le ragioni vengono da lontano, così, io se c'ho una colpa me l'assumo, è quella che quante volte mi sono candidato e ho capeggiato le liste della sinistra o del centro-sinistra a San Ferdinando, ho vinto. Significa che i cittadini elettori finora hanno, come dire, dato un giudizio positivo e valido sulla proposta fatta. E ritengo che anche questa volta, indipendentemente da come si sono le evoluzioni delle liste, dei tentativi e così via, il cittadino saprà dare un giudizio positivo. E quindi io la vedo bene, non per rallegrarmi, anche perché, guardate, siamo ancora gli unici amministrazioni che riuscite a portare a termine il mandato. Gli altri si sono fermati. Sono sciolti anticipatamente. Perché dovrebbero votare per lei? Beh, si parla tanto di rinnovamento, di dare spazio ai giovani. Io sono in campo, apporto la mia esperienza e la mia voglia di fare. Tutto qui. Perché dovrebbero confermarla sindaco? Per diversi motivi. Primo, perché siamo riusciti a mettere su
una lista di persone che sono contemporaneamente innovativi, perché 10 su 17 sono alla prima esperienza amministrativa, siamo gli unici, con una grande capacità di intercettare i bisogni della gente. È l'unica lista che declina veramente la parità di genere, nel senso che le donne non sono riempitive, competono alla pari nella battaglia delle preferenze. Questa lei l'ha avuto diretta esperienza, quindi per la qualità della lista che siamo riusciti a mettere su, per la coerenza politica che finora abbiamo dimostrato, e se posso anche per la capacità, la competenza dimostrati in questi anni di amministrazione per dare lustro alla città. Finora ciò che ci eravamo detti nel 2012 lo abbiamo realizzato, stiamo ancora lavorando, e quindi al cittadino poi, una volta che c'è la coerenza politica, c'è anche la capacità di guardare avanti e c'è anche la competenza di risolvere e affrontare i problemi della città, nel quadro delle regole che il legislatore ci ha messo, vuol dire, queste sono le motivazioni valide perché mi dovrebbero continuare a votare per noi, anche perché l'alternativa, insomma, se qualcuno me la dice qual è, insomma, c'è uno che ha provato a fare il sindaco e non ci è riuscito e si ricandida per la terza volta, per fare che cosa non l'ho capito ancora. E c'è chi nella vita, quando si è candidato, ha sempre perso. Di che parliamo? Allora, sul di che parliamo ci possiamo fermare. Grazie. Grazie a lei. Al dottor Michele Lamacchia, sindaco di San Ferdinando, per la sua partecipazione alla nostra trasmissione. Grazie anche grazie a Daniela Rondinone. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortese attenzione a risentirci.